Ciao a tutti e bentornati su Biblioteca Fotografica. Oggi vorrei presentare questo libro, Screi, il viaggio di Valentina Tamborra, fotografa che abbiamo avuto anche come ospite all'interno della nostra rubrica Incontri. Ebbene, questo libro, edito dalla Silvana Editoriale, della foliazione di 140 pagine e del prezzo di 28 euro, è un libro che tengo particolarmente a consigliare. Screi il viaggio ripercorre appunto il viaggio tra Italia e Norvegia, un viaggio che è partito nel 400 dal nobile mercante veneziano Pietro Querini, che naufragò sulle isole Lofoten e da lì allacciò, poi fu ovviamente salvato barra ospitato da abitanti dell'isola, e da lì iniziò a intrecciare rapporti commerciali per il commercio del merluzzo, che poi si spostò attraverso la navigazione fino a Venezia, dove è diventato ovviamente, chiamato Stoccafisso, una delle eccellenze del luogo. Ebbene, questo viaggio che ripercorre Valentina Tamborra è ancora vivo all'interno di queste comunità e esplode letteralmente in un magnifico reportage fotografico fatto da Valentina, in cui ci si perde letteralmente nella bellezza dei luoghi delle isole Lofoten e non solo, anche della vita delle comunità che appunto abitano quei luoghi, che lavorano in condizioni durissime, che comunque mantengono intatta la loro cultura e anche un certo legame ancora con l'Italia. Non vi svelo niente, però insomma si potrà approfondire facilmente all'interno. Questo viaggio appunto non è solamente sulle isole Lofoten, ma in parte anche qua in Italia, appunto dalla parte di Venezia, e in cui quindi questo ripetere il viaggio del mercante Pietro Querini fa sì che Valentina Tamborra possa attualizzare questo contesto con delle foto, questo viaggio nel nuovo contesto con delle fotografie che io trovo eccezionali. Le fotografie di Valentina ci regalano tutta l'empatia e la bellezza dei luoghi e delle persone che li abitano e che vivono costantemente in un mare di difficoltà, una vita molto dura, ma che comunque dà loro grande soddisfazione. La luce, i luoghi, i panorami che Valentina ci regala sono mozzafiato. Il racconto ha sempre un che di intimista che ci rende proprio partecipi del viaggio stesso insieme a Valentina. L'altra cosa molto bella di questo libro è che ogni foto è comunque corredata non solo da una piccola didascalia, magari come può essere di solito una riga che descrive, non so, Isole Lofoten 2021, bensì anche, se possibile, una brevissima descrizione della storia dietro ogni fotografia, dietro la persona che viene fotografata, nel luogo che viene fotografato, del perché lei ha fotografato tutto questo. Ed è una scelta molto azzeccata a livello editoriale, perché comunque questo libro diventa in qualche modo un diario di viaggio non solo visuale, ma anche accompagnato appunto da testi che ci fanno apprezzare maggiormente quello che stiamo vedendo. Comunque, visivamente è un racconto eccezionale, mi ha stupito anche molto la grammatura dei fogli, delle pagine di questo libro, perché sinceramente si sente proprio di toccare e maneggiare un prodotto di qualità, quindi onore a merito a Silvana Editoriale per un bellissimo lavoro fatto. Quindi consiglio a tutti quanti, qualora non l'aveste recuperato, di quantomeno informarvi e magari acquistare appunto questo libro qua. Screi, il viaggio di Valentina Tamborra, Silvana Editoriale, del costo di 28 euro. Ciao a tutti da Biblioteca Fotografica.